oggi vi illustreremo come indossare correttamente dei guanti chirurgici. Possono capitare delle situazioni, per esempio in ambulatorio, in cui dovrete comunque rispettare un minimo di sterilità e la situazione richiederà che voi sappiate indossare autonomamente un guanto in maniera sterile. Si prende l'interno del guanto con la mano sinistra, si infila la mano destra cercando di far calzare le dita, soprattutto il pollice. A volte viene, a volte no, ma questa volta è venuto. E questa era la mano destra, il pollice più o meno è andato così, non lo toccate per aggiustarvelo fino a che non avete usato l'altro guanto. A questo punto fate di questo l'inverso dell'altro procedimento, ovvero prendete con due dita il bordo esterno e lo infilate in questo modo. Ovviamente con la ferrista in sala è molto più semplice, ma vi dovrà capitare di fare qualche piccolo interventino in ambulatorio magari, e quindi dovrete essere in grado di mettervi dei guanti da soli. Questa superficie non è stata toccata nient'altro che dalla parte interna di questo e dalla parte esterna di questo, quindi diciamo questo è, se non sterile, almeno qualcosa che ci si avvicina in maniera approssimativa. Come vedete questo guanto è grosso, non avrete una buona presa, non avrete una buona sensibilità, quindi dovrete prendere una taglia più piccola. Voilà. Questo è il corretto modo di aprire una confezione di guanti cercando di rispettare la sterilità. Provo quello difettoso, pedalo. Allora, utilizziamo come piano di appoggio l'interno della confezione che andremo ad aprire in questo modo. Avremo un guanto destro, indicato in tutte le lingue, e un guanto sinistro. Questi sono taglia numero 8. Dovrete imparare e capire qual è la taglia giusta per voi. Allora, solitamente si va prima a indossare il guanto di destra, prendendolo in questo modo, con la mano sinistra dall'interno, si va ad infilare la mano destra facendo calzare prima il pollice e poi le altre dita, in questo modo. A questo punto faremo l'inverso con l'altro guanto, ovvero andremo a prendere con le prime due dita l'interno del bordo del guanto sinistro, in questo modo, e andremo ad indossarlo con la mano sinistra. Eccoci qua. Ovviamente questi guanti sono un pochino più grandi della mia taglia, quindi calzano un pochino larghi. Va bene, termina qui questo brevissimo video teorico-pratico su come indossare i guanti chirurgici e spero che la cosa possa essere in qualche modo di utilità durante il vostro percorso, e se la cosa vi è interessata e volete vederne altre ancora, iscrivetevi al nostro canale e condividete. Ciao! Una volta che avete posizionato correttamente i guanti, potrete finalmente procedere alle prime manovre chirurgiche, di cui per esempio questa è una. Oh, non c'è